Mi piacerebbe rivolgermi agli ambientalisti di Arco per avere da loro un supporto, per avere da loro un aiuto. Siccome si occupano della olivaia, poi si occupano anche dell'Argentina, mi piacerebbe anche che loro potessero guardare questo bidone che io mi permetto di prendere, di alzarlo e al limite anche di abbracciarlo per farlo vedere meglio, perché questo è un bidone delle immondizie che da parecchio tempo viene appoggiato qua, ma regolarmente cade per terra perché si appoggia, vedete? Sì, ma basta e va per terra. Allora, l'ho visto, l'ho fotografato e l'ho mandato al sindaco con sottoscritto no comment. Che cosa poteva mandarmi il sindaco secondo voi? Una di quelle figurine col sole con una lacrima. Io avrei risolto il problema diversamente, perché credo che questa non sia la presentazione della Arco che vuole essere chiamata la Merano del Trentino. A me va bene l'Argentina, a me va bene l'olivaia, ma di questi bidoni ce ne sono ad Arco in giro dappertutto, perché poi hanno questi sacchetti che vedete, sono anche belli dal punto di vista, vedete, colorati di nero, perché ce n'è anche un altro. Se lei, Galas, vuol venire con me un attimo, mi segua, guardi, venga, gliene faccio vedere un altro. Perché vede, Galas, questo dovrebbe essere alto, vede? Questo dovrebbe essere alto, ma mano a mano, anziché essere alto, scende. Guardi che bello che è sopra, mi faccia la cortesia, filmi qua. E guardi che bello che è sta fare nero qua. Bello, vero, dal punto di vista estetico. Allora immaginate uno che viene da Amburgo, o che viene anche da Napoli, no? Da Napoli, dove è tutto sporco, che è tutto brutto, i terroni di chi, i terroni di là. Vengo dall'Iran, sono stato 12 giorni in Iran, sono stato in Uzbekistan e sono stato in Russia. Io vi assicuro che in Iran io non ho visto cose del genere, non ci sono. Ma allora la domanda è, signori ambientalisti, datemi una mano, andate dal sindaco, forse voi sarete ascoltate, perché a me sa cosa dicono? Dottore, ho 90 anni, le ora che il tasa perché l'è pronto per la sepoltura.